Siamo qui con Don Stefano Martoglio, ispettore della Congregazione Salesiana Piemonte Val d'Aosta. Cosa ci può dire sull'iniziativa Don Bosco è qui? Una grandissima testimonianza di fede del popolo di Dio secondo il cuore di Dio, che risponde ad un'idea pastorale precisa che si chiama piccola ma missione popolare, cioè è splendido ed è appassionante vedere quanta gente ovunque, tramite la testimonianza, quindi la venerazione di un santo, viene, si mette in movimento per vederlo e da questa testimonianza va a Dio e alla presenza di Dio. Quindi una missione popolare, breve perché si sposta velocemente, e un piccolo pellegrinaggio di tantissimi che vanno a Don Bosco lì dove si ferma, in tutte le cattedrali dove lui è stato fisicamente in vita e anche in altri luoghi secondo quello che i vescovi hanno deciso. Cosa può dirci sull'insegnamento di Don Bosco oggi? Due cose sono di un'attualità incredibile. Uno è quello di continuare a credere nella gioventù. Il modo concreto, quotidiano, plastico di credere nella gioventù è spendersi nell'educazione, nello stare con, nell'ascoltare, nell'educare, nel guidare, nel saper dire una parola, dei giovani, come Don Bosco declinava, che nei nostri tempi vuol dire anche giovani famiglie, tutte le situazioni in cui germina la gioventù della vita. E l'altro è questa grandissima forma di presenza di Dio che Don Bosco chiamava provvidenza, che è la più grande serbatoio di speranza per la nostra gente. Il motivo per cui tutte le preoccupazioni che abbiamo, ne abbiamo tanti tutti, non piegano alle nostre spalle è la speranza che viene dalla presenza di Dio. Rallegratevi, dice San Paolo, perché il Signore è vicino e questo è il motivo della tua serenità. Dalla fede in Dio, la testimonianza di Don Bosco è quella di una serenità di vita che poi si vede concretamente. Nella sua meditazione, riflessione, prima ha parlato di indifferenza della nostra società. Come può essere combattuta questa indifferenza al giorno d'oggi? Un modo è avere il coraggio della fede di portare la presenza di Dio e i segni della presenza di Dio, la santità, perché più sono efficaci i segni di Dio e più riporti a tema la presenza del Signore. Più stai indietro e più l'indifferenza massima regna sovrano. L'indifferenza è un dato che è tipico della nostra epoca, ma non è nessuna novità, perché è permanente del cuore dell'uomo. Quando si scivola da alcune cose, non ci si interessa e preoccupa più di nessuno, perché ognuno si preoccupa solo di se stesso. Ecco, quando ognuno si preoccupa solo più di se stesso, la civiltà ne patisce, non solo la Chiesa, la civitas, la realtà sociale. Perché quando ognuno si preoccupa solo di se stesso, le vie di futuro diventano veramente molto complicate, perché scoppia, detto in una parola, quello che si chiama l'egoismo, tutti contro tutti, tutte cose che conosciamo. L'antidoto che è la presenza di Dio è il seme della speranza che inverte queste dinamiche. Domanda velocissima, un altro tema importante attuale, quello che affronterete oggi pomeriggio, cioè quello del lavoro, della coerenza cristiana nel mondo del lavoro, come lo svilupperete? Come lo svilupperete te lo dice oggi pomeriggio chi lo sviluppa, ma Don Bosco aveva un conio della sua educazione, come la medaglia, è plastico ed efficacissimo: buoni cristiani e onesti cittadini, tradotto. Se non sei onesto cittadino, non sei neanche un buon cristiano.